tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa combo, ossia la maglia che vedete e la sciarpa che in questo momento sto indossando come stola, ma poi mi vedete indossare come sciarpa, che ho realizzato con una sola di questa fantastica cake muffin magic drops. Per quanto riguarda la combo, ho deciso di chiamarla proprio muffin, proprio per riferirmi al filato. Di questo filato ci sono veramente tantissimi colori. Ho usato questo che ha le sfumature che vanno dal bianco, che potete vedere dietro, poi abbiamo questo bianco sporco fino ad arrivare a un giallo, quindi un giallo molto intenso tipo color sabbia, ma ci sono tanti altri colori che trovate disponibili sul sito. Abbiamo sia gli sfumati che tinta unita, ve li faccio vedere, guardate qui che meraviglia, questi due sono sfumati, ma come potete vedere questo invece è tinta unita. Il contrasto è dato dal lamè, che è un blu molto intenso rispetto al colore del filato. Vi lascio il link in descrizione, oppure potete andare sul mio sito Filati Elsa, dove troverete molti colori sia sfumati che a tinta unita, e io li adoro, sono uno più bello dell'altro e sicuramente riutilizzerò questo filato per fare qualche altra creazione. Prima di farvi vedere attentamente la sciarpa, vi dico il quantitativo. Io ho utilizzato una sola cake, sono una taglia S. Per una taglia M va benissimo una sola cake, ricordate solo che la sciarpa vi verrà un po' più corta. Per una taglia L, anche voi, per fare la maglia una cake va bene, però non vi assicuro che vi verrà una sciarpa con il filato che vi avanza, ma potreste fare comunque uno scaldacollo con quello che vi resta utilizzando sempre lo stesso punto. Per quanto riguarda invece una XL, vi occorrono due gomitoli, sempre se volete fare la combo, però se volete fare solo la maglia, secondo me con un gomitolo solo comunque ce la fate, perché, e mi avvicino per farvela rivedere bene, come potete vedere la lavorazione è comunque abbastanza forata. È una lavorazione a T, quindi si fanno due rettangoli, uno per il davanti e uno per il dietro, che vanno poi cuciti insieme nelle braccia sia sopra che sotto, e poi si continua la lavorazione in tondo sotto. Il motivo è molto semplice: quando si lavorano i rettangoli è un giro che va ripetuto, quando si lavora il corpo sono due giri che vanno ripetuti, e si possono fare gli aumenti che volete, quindi non vi preoccupate, io nel tutorial vi dico come poter andare a fare degli aumenti se non la volete troppo aderente, quindi sfiancata un po' sui fianchi. Un altro consiglio che vi devo dare prima di parlare della sciarpa è, mi raccomando, quando iniziate a fare la lavorazione, io vi ricordo sempre che nel rettangolo che facciamo avanti va messo un motivo in più, quindi fate prima il rettangolo dietro e poi andate a fare quello davanti, in modo che davanti vedete la sfumatura venga più lineare, mentre dietro è un po' più sfumata, perché avanti, la parte avanti, cioè la parte in alto, ha un colore un po' più chiaro rispetto alla parte qui sotto. Una volta fatto questa maglia, io, come ho detto, con quello che mi è avanzato sono andata a fare la sciarpa, che adesso vi faccio vedere bene. È lo stesso punto che ho utilizzato appunto per la maglia, un solo giro che va ripetuto, e ho montato lo stesso motivo e multiplo, ve lo dico sempre nel tutorial, e questa sciarpa la possiamo indossare in diverse maniere, come l'ho fatta prima indossandola come una sorta di stola, oppure adesso solo per coprirvi il collo dietro, oppure possiamo girarcela attorno al collo, guardate qui che meraviglia. Possiamo fare anche più giri, perché a me taglia S è venuta molto lunga, per questo vi ho detto taglia M va benissimo, vi verrà solo un po' più corta, ma riuscite a fare comunque il giro, solo che tenete presente che vi arriverà magari qui piuttosto che qua sotto, e invece per una taglia L magari vi verrà molto più corta, quindi potete farla o più stretta in modo da farvela venire lunga, oppure andare a fare un bello scaldacollo che noi sappiamo adoriamo tantissimo, come la sto indossando io in questa maniera. Quindi con una sola cake sono riuscita, a me che sono una taglia S, fare due creazioni, ma ci riuscite anche se siete una taglia S, M o L, mentre per una taglia XL vi consiglio comunque due cake. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se così come sempre, mi raccomando, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferozzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio. Vi ricordo inoltre che adesso, quando fate un acquisto sul mio sito, potete decidere direttamente voi il PDF in omaggio tra quelli presenti sempre sul sito. Andate nella sezione PDF creazione, scegliete la vostra il PDF che desiderate, e nelle note, quando andate a fare il vostro ordine, lo scrivete. Non c'è un ordine minimo, l'importante appunto è che fate un ordine e avrete in omaggio quindi il PDF che desiderate. Detto ciò, noi ci vediamo alla prossima video tutorial.
Per realizzare la nostra maglia io ho deciso di utilizzare queste fantastiche cake della Stanley Yarn, le Muffin Magic Drops, che hanno all'interno il lame. Guardate che meraviglia! Il colore che ho scelto io è questo qui, che dovrebbe chiamarsi sabbia, non vorrei ricordarmi male, e vi dico già che io la sto lavorando partendo dal filo dall'interno. Siccome è bianco, e quindi so che vi dà fastidio quando lavoro il bianco perché lo sfondo qua è bianco, ho deciso di farvi un campione lavorando sempre il Magic Drops, però mentre sto lavorando, quindi ho dovuto staccare il filo, quindi posso lavorarlo con questo qui, che è sempre i Magic Drops appunto, ma l'ho preso dall'esterno in modo tale appunto da farvi vedere com'è il campione senza che vi dovete sforzare con la vista. Qui vedete anche altri colori disponibili sul sito, lo trovate anche a tinta unita per chi non vuole usare lo sfumato, ce ne sono diversi colori e li trovate tutti appunto sul mio sito. Detto ciò, allontaniamo. Altra cosa che ci tengo a dirvi, come vi ho detto, io lavorerò prendendo iniziato la lavorazione dall'interno. Andremo a fare due rettangoli, uno per il dietro e uno per il davanti. I rettangoli, le catenelle che montiamo, la lunghezza delle catenelle è la lunghezza del rettangolo. La lunghezza del rettangolo deve andare da un braccio all'altro a seconda di quanto volete che siano lunghe le vostre maniche della maglia. Se lo volete fino dal polso fino a quest'altro polso, vi dovete misurare tutto il braccio, le spalle e di nuovo l'altro braccio. Per avere le catenelle andate a fare tanti catenelle fino ad arrivare alla misura che vi occorre. Fate sempre qualche centimetro in meno perché vi ricordo che dopo il primo giro le catenelle cedono un pochettino, tipo se dovete fare, non lo so, 230 centimetri, arrivate a 225 per capirci. Altra cosa, il rettangolo che faremo prima è quello dietro, quello avanti come sapete noi andiamo a mettere comunque un motivo in più rispetto a quello dietro, e questo vale per tutte le taglie. Quindi in una volta montato e finito il vostro rettangolo dietro, ne dovete fare uno uguale per il davanti, e per il davanti montate un motivo in più, questa volta un solo motivo, perché la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 11 catenelle a cui vanno aggiunte 5 catenelle. Quindi noterete che anche se siete una taglia M e vi andate a mettere due motivi in più, la verrebbe troppo largo il collo, quindi non verrebbe benissimo. Quindi limitatevi a mettere soltanto un motivo in più per il rettangolo davanti. Naturalmente è un punto che consentirà poi di fare degli aumenti nel caso, quando andrete a mettere i marcapunti per poter lavorare il corpo della maglia, avete necessità di allargare la lavorazione, e durante il tutorial vi spiegherò appunto come si possono fare questi tipi di aumenti. Quindi dicevo, il multiplo è di 11 catenelle a cui vanno aggiunte 5 catenelle per avere l'inizio del giro uguale a quello fino alla fine del giro. Io per la mia parte dietro ho montato 214 catenelle, mentre appunto per il rettangolo davanti ho montato 225 catenelle, proprio perché ho messo un motivo in più, quindi 11 catenelle più 5. Questa lunghezza che io vi ho dato, quindi i motivi che ho montato io, vanno bene anche per una taglia M e L. La lunghezza delle vostre braccia, comunque diciamo che la lunghezza delle braccia è più o meno uguale a tutte, solo che vi dico che a me non sono, e l'avrete visto già una volta che la maglia è finita a inizio video, la mia maniche non arriveranno al polso ma si fermeranno qui. Questo perché non voglio che si incastri con i bracciali, anche perché io voglio usare in inverno con sotto il lupetto, e quindi preferisco che venga un po' più corto per avere, in modo che si veda molto di più anche il stacco con il lupetto sotto. Quindi se volete le maniche come mie va bene, se invece volete farle più lunghe potete fare più lunghe o anche più corte, magari farvela arrivare a tre quarti, come preferite. Detto ciò, allora il giro che andremo, il motivo che andremo a fare è molto semplice, è un giro che va sempre ripetuto e lo conoscete già, perché è lo stesso punto che ho utilizzato per lavorare la stola rubino. Ho deciso di declinarla appunto per poter realizzare la nostra maglia. Detto ciò, ve la faccio vedere subito, quindi andiamo e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Prendo il filo, entro nella prima delle nostre catenelle di base e vado a fare altre 2 maglie alte, 1 e 2, per un totale di 3 maglie alte. Salto 3 catenelle, entro nella quarta e di nuovo vado a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3.
Ah, non vi ho detto, scusatemi, io lavorerò con l'uncinetto del 4 e mezzo, però se avete una mano stretta, scusate, mi sto tirando un po' il filo, se avete una mano stretta, mi raccomando, andate a lavorare con l'uncinetto il numero 5. Quindi vado a fare 3 catenelle, una, due, tre, salto 3 catenelle di base, entro nella quarta e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, una, due, salto 2 catenelle e si ricomincia da capo. Quindi entro nella terza e vado a fare 3 maglie alte. Una, due, e 3. Salto 3 catenelle, entro nella quarta e di nuovo 3 maglie alte. Una, due, e 3. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 3 catenelle di base, entro nella quarta e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, si ricomincia da capo, saltando 2 catenelle. Quindi di nuovo vado nella terza, 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Salto 3 catenelle, entro nella quarta e di nuovo 3 maglie alte. Una, due e 3. 3 catenelle, una, due, tre. Salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, salto 2 catenelle e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio primo giro. Vado a terminare il giro, quindi salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare le mie 3 maglie alte. Una, due e 3. Salto 3 catenelle, entro nella quarta e di nuovo da fare le mie 3 maglie alte. Una, due e 3. E ho terminato così il mio primo giro. Posso andare anche a togliere l'ultime le catenelle. Sapete che io ne faccio sempre una o due in più per essere sicura di arrivare, perché soprattutto quando sono molte catenelle, la mia è sempre paura di andare a sbagliare, quindi preferisco sempre poi sfilare alla fine le catenelle piuttosto che trovarmene con catenelle in meno. Quando si tratta di fare poi soprattutto queste catenelle così lunghe, un'altra cosa che vi consiglio è dopo 50 catenelle di mettere un marcapunti in modo tale che vi è più facile anche contare le catenelle. Quindi detto ciò, possiamo andare a fare il nostro dobbiamo rifare il nostro primo giro, che vi faccio rivedere in quanto abbiamo una base diversa, e questo che faremo adesso è il giro che poi verrà sempre ripetuto. E quindi andiamo a fare di nuovo il nostro primo giro con una base diversa. Quindi vado a fare 3 catenelle, che sono sta prima maglia alta, entro dentro la prima maglia alta e vado a fare altre 2 maglie alte, una e due. Prendo il filo, vado direttamente nella terza maglia alta del secondo gruppo, quindi salto le due, entro direttamente nell'ultima maglia alta del secondo gruppo e vado a fare 3 maglie alte, una, due e 3. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto di 3 catenelle, quindi salto quella da 2 e vado a fare la mia maglia bassa. 2 catenelle, si ricomincia da capo, quindi 3 maglie alte nella prima maglia alta, una, due e 3. 3 maglie alte sopra la terza maglia alta del secondo gruppo, quindi una, scusate, mi devo tirare il filo, ok, due e 3. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto di 3 catenelle, realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, si ricomincia da capo, si va nella prima maglia alta e si vanno a fare 3 maglie alte, una, due, 3. Si va sopra l'ultima delle 3 maglie alte del secondo gruppo, andiamo a fare 3 maglie alte, una, due,
2 e 3. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado nell'archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, si fa questo per tutto il giro. Andiamo a terminare il giro facendo quindi le nostre ultime 3 maglie alte sopra la prima maglia alta. 2 e 3 e le 3 maglie alte nell'ultima delle nostre maglie alte, entrando nella terza catenella che equivaleva alla nostra prima maglia alta. Quindi una, 2 e 3 e si ricomincia da capo. Quindi questo è il giro che dobbiamo sempre fare. Il rettangolo, l'altezza deve corrispondere al vostro scalfo. Sapete che a me taglia S lo scalfo è di circa 14 centimetri, 14 e mezzo di più se deve essere una giacca, però è una maglia, quindi 14 vanno bene. Per una taglia M dovete arrivare a tipo 16 centimetri, taglia L 19, taglia XL 21, però deve essere alto quanto il vostro scalfo, quindi non vi deve stringere poi sotto le braccia. Io adesso continuerò a lavorare, naturalmente finito il mio primo rettangolo vi dirò quanti giri sono andata a fare, vi ricorderò quanto mi è venuto lungo e quando andrò a fare il secondo rettangolo, ricordandovi sempre che appunto avendo già 11 catenelle, vedete questo è un motivo, non andate a fare due motivi in più perché altrimenti vi viene troppo profondo poi il collo, quindi come se la maglia tirasse. Allora, ho finito il mio primo rettangolo che vi ricordo è lungo circa 111 centimetri e ho ripetuto il giro per 12 volte. Adesso andrò a fare il secondo rettangolo di cui monterò un motivo in più, quindi qua ho 19 motivi nel secondo, quello avanti, monterò un motivo indietro, un motivo in più in modo tale che quando andiamo a cucire i due rettangoli insieme, davanti cederà un po' appunto perché abbiamo un motivo in più. Allora, ho terminato anche il secondo rettangolo, come potete vedere, e mi raccomando, come vi ho detto, io ho fatto 12 giri. Per una taglia M fate almeno 3 giri in più, per una taglia L 6 giri in più, per una taglia XL 9 giri in più. Io con 12 giri ho un'altezza di circa 14 centimetri e mezzo, che per me vanno più che bene per una taglia S, però naturalmente per le taglie più grandi l'altezza che deve essere il vostro scalfo deve essere più grande. Come potete vedere, quindi io ho fatto un motivo in più rispetto a quello dietro, davanti ho 20 motivi, ne ho lasciati liberi 6 e al settimo sono andata a mettere il mio marcapunti dove ho le due ma i due gruppi di 3 maglie alte sia avanti che indietro, e ho fatto la stessa cosa anche da quest'altro lato. Questo mi permette di avere qui al centro circa 40 centimetri, 42 centimetri da marcapunto a marcapunto. Per le taglie più grandi mi raccomando, naturalmente tra un marcapunto e l'altro dovete avere più di 40-42 centimetri, questo perché avete comunque una taglia più grande, quindi mi raccomando, per una taglia M io vi consiglio di fermarvi al sesto, di mettere i marcapunti al sesto motivo, per una taglia L al quinto motivo. Questo naturalmente se avete montato lo stesso numero di motivi miei, quindi 19 dietro e 20 avanti. Se però avete messo più motivi, in quel caso come vi ho detto andate a mettere fare delle prove, quindi magari se avete montato 3 motivi in più rispetto a me per una taglia M mettete comunque il marcapunti dove l'ho messo io e vedete tra i due marcapunti al centro quanto avete di circonferenza, e questo vale anche per le altre taglie. Detto ciò, quindi adesso possiamo continuare a fare la nostra lavorazione lavorando il corpo della maglia. Io continuo a lavorare sempre con l'uncinetto del 4 e mezzo. Prima di andare a lavorare il corpo ho tagliato un lungo filo che è la stessa lunghezza del mio rettangolo, che mi servirà poi questo filo, ve lo faccio vedere, guardate qui, appunto l'ho tagliato perché mi servirà per coprire per cucire la parte sopra della mia dei due miei rettangoli e anche la parte sotto, quindi andate a tagliare un lungo filo proprio per poter cucire
cucire sia sotto che sopra i vostri due rettangoli. Sotto dovremo cucire appunto per poter avere le maniche cucite sotto e sopra. Sopra naturalmente io alla fine vi dirò quanto sono andata a cucire. Solitamente cucio sempre un po' di più rispetto alle maniche, proprio per avere in questo modo la chiusura lo scollo più stretto. Allora, quindi inizio a lavorare la parte del corpo della mia maglia. Come vedete qui ho il mio marcapunti e vado, come ho sempre lavorato, prima nel gruppo di 3 maglie alte prima del marcapunti e dentro nella prima delle mie 3 maglie alte. Mi aggancio con il filo e vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte. E poi vado direttamente nella parte opposta, quindi vedete sul davanti, vado nel marcapunti, cioè vado nella terza maglia alta del gruppo di 3 e vado a fare le mie 3 maglie alte. Così ho unito la parte dietro dalla parte avanti. Dopo, quando andremo a cucire la parte sotto, mi raccomando, dovremo cucire fino a qui in modo tale che non si crei il buco, quindi cuciremo fino a che le due estremità, quindi qui, non siano cucite, questo per cucire la parte sotto della nostra manica. E poi vado a lavorare normalmente, quindi di nuovo vado a fare 3 catenelle, vado nell'archetto e vado a fare la maglia bassa, 2 catenelle e ricomincio a lavorare come ho sempre lavorato, quindi 3 maglie alte sopra la prima delle 3 maglie alte, 1, 2 e 3, 3 maglie alte sopra l'ultima delle mie secondo gruppo di 3 maglie alte. E continuo a lavorare in questa maniera fino ad arrivare al secondo marcapunti e anche in quel caso vi mostrerò come passare dalla parte avanti alla parte dietro. Sono arrivata al secondo marcapunti, quindi entro sempre nella prima maglia dell'ultimo gruppo di 3 maglie alte prima del marcapunti e vado a fare le mie 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. Vado, salto il marcapunti, vado nel gruppo di maglie alte, entro nella terza e vado a fare le mie 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. E poi torno a lavorare normalmente, quindi 3 catenelle, entro nell'archetto di 3 catenelle, vado a fare la maglia bassa, 2 catenelle e ricomincio da capo. Vi farò vedere naturalmente come chiudere il primo giro e come iniziare a fare poi il secondo, in quanto lavorando questo punto in tondo e non più in giri di andata e ritorno, i giri da fare diventano 2 e non più 1. Sono semplicissimi, vanno sempre ripetuti 2 giri fino ad arrivare alla lunghezza desiderata della vostra maglia. Vi ricordo inoltre, non mi ricordo se già ve l'ho detto, quindi ve lo dico adesso, se dovete fare degli aumenti potete farli in due modi: o andate ad aumentare le maglie alte, quindi da 3 maglie alte ne passate a fare 4, o aumentate le catenelle di separazione. Tenete presente naturalmente che se andate ad aumentare le catenelle di separazione la lavorazione viene più larga, quindi qua ne fate 4 e qui ne fate 3, oppure come io ho detto andate a fare 4 maglie alte, come preferite. Avete questi due modi, questo se dovete allargare di molto. Se invece dovete allargare di poco, vi cambia soltanto l'uncinetto, quindi dal 4 e mezzo passate a lavorare con l'uncinetto del numero 5, come più vi preferite, soprattutto in base a quanto dovete allargare la vostra lavorazione. Oppure un'altra cosa che potreste fare magari è fare un motivo sì e uno no, andare ad aumentare le scusate, qua stavo scartando le due catenelle, andare ad aumentare le maglie alte, quindi qua ne fate 4, qui lasciate 3, in modo tale che le strisce a una si aumenta e l'altra no, quindi vi potete divertire a fare i tipi di aumenti che più desiderate. Se non lo volete fare troppo forata, quindi andate ad aumentare le maglie alte, oppure magari come vi ho detto, se non mi interessa che sia forata, andate a fare di più le catenelle di separazione, tanto comunque sotto questa è comunque una maglia forata, quindi sotto comunque dobbiamo andare a mettere un lupetto in inverno. Io adesso continuo, quindi vi farò vedere come finisce, come iniziare poi il secondo giro. E
Eccomi qua, sto per terminare il giro, ho fatto le 3 maglie le 3 catenelle, la maglia bassa e 2 catenelle, entro nella terza catenella iniziale, vado a fare una maglia bassissima, 3 catenelle, rientro e vado a fare le mie 2 maglie alte. Stiamo iniziando quindi a fare il secondo giro. Qui lavoriamo normalmente, questo è il filo che poi dovrò andare a nascondere, quindi entriamo nella terza della nostra maglia alta e andiamo a fare le nostre maglie alte. Una, 2 e 3. Adesso andiamo a fare 2 catenelle, 1 e 2, entriamo nell'archetto di 3 catenelle che in questo è che a questa volta ce l'abbiamo come primo archetto e non come secondo, e andiamo a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3 e si ricomincia da capo. Quindi entriamo nella prima maglia alta e andiamo a fare le nostre 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Andiamo nell'ultima delle nostre 3 maglie alte e andiamo a fare 3 maglie alte. 1, 2 e 3. 2 catenelle, 1, 2, entriamo nel primo archetto di 3 catenelle e facciamo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, si ricomincia da capo. Quindi, come potete vedere, rispetto al primo giro, invertiamo le catenelle. Nel primo giro facciamo 3 catenelle, la maglia bassa e le 2 catenelle. Nel secondo giro, invece, dobbiamo invertire andando a fare, adesso ve lo faccio rivedere. 2 catenelle, maglia bassa nell'archetto di 3 catenelle, che in questo momento è il primo archetto che abbiamo, 3 catenelle, andiamo direttamente a fare le nostre maglie alte. Questo appunto ci permetterà di avere sempre alternati le maglie basse, quindi vedete qui a sinistra, qui a destra, qui a sinistra e qui a destra, e si continua così quindi per tutta la lunghezza della nostra maglia. Io naturalmente, se farò degli aumenti, vi dirò dove li ho fatti, quale tipo di aumenti fra quelli che si possono fare sono andata a fare, quindi continuerò a lavorare la mia maglia. Allora, io ho terminato di lavorare il corpo della mia maglia, ho lavorato ripetendo i 2 giri per 18 volte e come lunghezza per la maglia va più che bene. Una volta fatto ciò sono andata a cucire la parte sotto della manica e la parte sopra. La parte sopra sono andata a cucire per circa 48 centimetri, naturalmente sia a destra che a sinistra, e quindi la mia maglia è terminata. Guardate qui com'è carino il collo, perché abbiamo questo effetto ondulato. Non ho fatto alcun tipo di aumento, quindi per me la maglia finisce qui, però siccome mi è avanzato molto filato, adesso andrò a fare una sciarpa con lo stesso punto da poterci abbinare. Allora, ho terminato anche la sciarpa, guardate qui che meraviglia, ho lavorato con l'uncinetto il numero 5 e sono andata, devo nascondere ancora le codine, sono andata a montare un totale di 38 catenelle, 38 catenelle, poi ho ripetuto sempre il giro. Vi ricordo che quando si lavora in giro di andata e ritorno il giro è uno solo e non due, due solo quando si lavora in tondo. Quindi dicevo, ho montato 38 catenelle, quindi multiplo di 11 più 5 catenelle, per avere una sciarpa che è larga circa 22 centimetri, e sono andata a lavorare fino a terminare il mio filato e la sciarpa mi è venuta lunga circa 180 centimetri, quindi veramente molto lunga. Ora, per quanto riguarda le taglie più grandi delle mie, sicuramente avrete meno filato a disposizione, quindi per una taglia M io vi consiglio di mettere lo stesso numero di miei filati e delle mie catenelle, però vi verrà più corta la sciarpa, non è un problema perché è molto lunga, 180 centimetri, quindi se a voi vi viene di 160-150 va più che bene. Taglia L invece vi suggerisco, se avete poco filato, di andare a fare uno scaldacollo, quindi montate le mie stesse numero di catenelle, però dovete farlo molto di meno, quindi fate uno scaldacollo che poi andate a cucire, così vi viene in questa maniera, oppure potete montare meno catenelle delle mie, quindi vi viene più stretta, e farla lunga fino a finire la lavorazione. In questa maniera otterrete, invece di una sciarpa, diciamo una sorta di pasciera
pashmina, di quelle sciarpe molto sottili che fanno un giro attorno al collo. Quindi decidete in base al tipo, a quanto filato vi è avanzato, quale è come andarlo a ad usare. Io ho optato appunto per una sciarpa che, vi ripeto, è venuta lunga 122 cm, ho lavorato con l'uncinetto, è venuta larga 22 cm lavorando con l'uncinetto il numero 5 e ho montato 38 catenelle. Ho lavorato sempre lo stesso giro, perché nei giri, e quando si lavora in giri di andata e ritorno, il giro è uno solo, fino ad arrivare a terminare il filato, e sono circa 190 cm. Quindi la mia creazione è terminata.